Ciao! La vita non è fatta solo di risultati. La vita non è fatta solo di concretezza e di cose che tu puoi contare. La vita è fatta di magia. La vita è qualcosa di diverso da quello che magari ti è stato insegnato. La vita è vivere. Vivere pienamente il tuo tempo, ogni istante, ogni situazione. E tutto questo tu non lo puoi calcolare solo attraverso le cose che riesci a manifestare, i risultati che raggiungi, gli obiettivi che riesci a manifestare, a raggiungere, le cose che riesci a fare nella tua vita. Beh, è proprio tutto quello che attraversa la tua esistenza. Ricordati bene che la tua esistenza è importante e qualcuno disse che la nostra vita è quello che accade mentre noi siamo impegnati a fare qualcos'altro. Quindi, quello che ti voglio, su cui voglio portare la tua attenzione oggi è non distrarti dalla vita rimanendo concentrato solo sui tuoi obiettivi e su quello che vuoi realizzare. Ma apri i tuoi occhi, stai nel presente e permetti alla vita di giungere a te attraverso gli eventi, attraverso le cose che accadono, che poi tra l'altro sono lo specchio della tua vibrazione, lo specchio di ciò di cui tu hai bisogno nella vita. Quindi tieni gli occhi aperti, tutti i tuoi sensi spalancati per goderti ogni stimolo, ogni magia che può arrivare nelle tue giornate. Quando tu rimani attento, beh, tu stai vivendo nel presente e puoi permettere a tutte le piccole e grandi cose che accadono di insegnarti qualcosa e di regalarti anche dei momenti magici, che a volte possono essere semplici, a volte possono essere qualcosa che attraverso anche la semplicità può veramente cambiarti l'esistenza. Per poter vivere tutto questo, tu devi aprire le porte del tuo cuore e tenere l'attenzione alta, non rimanere solo concentrato nei tuoi progetti, ma aprire il tuo cuore e la tua attenzione a tutta la vita che stai vivendo e a tutto quello che sta accadendo attorno a te, perché possa far parte di te e non perché sia un disturbo ai tuoi piani. Ricordati bene che la vita accade sempre per te, non accade a te. E quindi ogni cosa che fa parte della tua esistenza, a volte ci sono purtroppo delle situazioni che magari non sono sempre armoniche o piacevoli, ma tutto questo che accade, tu puoi sempre rifiutarlo, tenerlo fuori dalla tua esistenza oppure accoglierlo e farlo diventare un dono. Tu cosa scegli? Bene, al prossimo video. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao! Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e lasciami un bel commento proprio qui sotto.